Questo no, guarda, mio nonno. Tu che predicavi il Vangelo del Regno e guarivi il popolo da ogni infermità, mostra a tutti la dolcezza del tuo amore, preghiamo. Tu che imponendo le mani sui malati ridonavi loro la salute, soccorri con il dono della tua grazia i degenti di questo presidio ospedaliero, preghiamo. Tu che hai affidato agli apostoli la missione di curare gli infermi, esaudisci la preghiera della tua Chiesa che implora per tutti i pazienti sollievo e guarigione, preghiamo. Tu che hai promesso la divina ricompensa a coloro che nel tuo nome visitano e assistono i malati, donaci occhi e cuore per vedere e amare te nei nostri fratelli sofferenti, preghiamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come a noi non rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tempazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto Dio nostro Padre per i benefici che ci hai elargito in Cristo tuo Figlio. Egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze con la potenza dello Spirito Santo e inviando i discepoli a predicare il Vangelo ordinò loro di visitare e curare gli infermi. Fa che i nostri fratelli e sorelle, degenti in questo presidio ospedaliero, siano assistiti dai medici e dai loro collaboratori con premurosa attenzione e curati con assidua sollecitudine, perché rientrando nelle loro case, fisicamente e spiritualmente ristorati, lodino ogni giorno la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri alla memoria. Allora, ci accomodiamo nella hall. Allora, buongiorno a tutti per questa giornata e grazie a tutti i partecipanti. Un ringraziamento a tutte le autorità, al nostro sindaco, all'onorevole Stefano Pellegrino, al nostro direttore generale, al presidente degli ordini, degli infermieri e dei medici. Allora, questa giornata prevede chiaramente la ricollocazione della statua del dottor Ingraldo, cioè dire che la statua era già presente presso il nostro presidio, ma è stata chiaramente conservata dalla famiglia nel 2013 in seguito ai lavori di ristrutturazione del presidio ospedaliero. Allora, io prima di tutto passerò la parola a Baldo Scaturro, che è stato il promotore di questa giornata. Quindi, parola a te. Grazie direttore, vorrei pregare il collega Salvatore Giacalone di venire vicino qui a me. Grazie per la grande partecipazione. Oggi tutti insieme, autorità, operatori sanitari, cittadini, vogliamo ricordare con questa piccola cerimonia la memoria di un onesto ed insigne medico, amico, il dottor Vincenzo Ingraldo, assieme al dottor D'Ancona e il dottor Raffaele Caravaglios, coloro che fondarono le basi, facendo diventare la Biela Aiello il fiore all'occhiello della sanità della provincia di Trapani.
la valle del Belice e il libetano Massalese, con l'arrivo dei nuovi primari che voglio ancora una volta ricordarvi. Dottore Vito Ubaldino, per l'oculistica, in cui è stata intestata la divisione il 14 settembre 2010, voluto fortemente dal sottoscritto. Dottor Pietro D'Amico, anestesia e rianimazione, oggi unità operativa compressa, in cui è stato intestato il reparto l'11 aprile del 2011, voluto fortemente dal dottor Giuseppe Alestra. Dottor Domenico Crescente, per l'ortopedia e traumatologia. Dottor Tonino Salvo, per il laboratorio analisi. Dottor Benedetto Bianco, per l'ostetricia e ginecologia. E il 7 dicembre 2021, un altro primario facente funzione, il dottore Bartolo Barrinello, che ci ha lasciato nell'emergenza Covid, è stato intestato l'ambulatorio, la stanza di ostetricia, dove lui faceva le sue visite. Professore Alfio Pappalardo, medicina generale, che è stato il successore del dottor Vincenzo Ingraldo. Dottor Mario Moulet, per la psichiatria. Dottor Giuseppe Colletti, per la gastroenterologia, e dottor Francesco Quattrocci, del pronto soccorso, che ci ha lasciato 2 mesi fa, nel giugno del 2024. E che li ho ricordati facendo un excursus di ognuno di loro in occasione del mio pensionamento del 30 dicembre 2019, dove molti di voi eravate qui, e allora con la presenza del nostro sindaco che oggi è qui. Ed è il 9 gennaio 2024 l'intitolazione dell'unità operativa compressa di chirurgia generale al dottor Giuseppe Alestra. L'excursus, il nostro direttore generale, che da poco, adesso le do del giornale, le riviste, l'opinione, dove ringrazio l'editore e il direttore che mi danno la possibilità di impiazzare, e c'è scritta tutta la storia della Biele Aiello. Non si può che ringraziare il nostro cappellano, dottor Antonino Favata, che in occasione della venerata immagine Maria Santissima Madonna del Paradiso, che sosta in ospedale ogni anno, iniziativa voluta fortemente dal nostro cappellano, che ricorda tutti i medici, infermieri, OSS, amministrativi, che per 7 anni consecutivi dall'apertura del nostro ospedale 28 giugno 2017 si è fatto anche promotore ancora di donazione, vedi il bilirubinometro, il frigorifero a forni ed altro, in donazione della pediatria, della nostra pediatria, oggi unità operativa semplice dipartimentale. Oggi in questa grande festa ho voluto avere accanto a me, e che diano anche un suo contributo, il dottor Antonino Adamo, pediatra, è stato primario della pediatria, direttore sanitario di questo presidio ospedaliero, capo dipartimento materno-infantile e primario emerito. Quando è andato in pensione, l'amministrazione del tempo lo ha riconosciuto come primario emerito, che ancora oggi, egregio direttore generale, è legato al nostro ospedale. Ha fatto anche quando c'è stato un momento quando l'ospedale ha avuto di bisogno come pediatri, e il dottore Adamo e il dottore Moceri hanno dato il suo contributo cercando di sopprimere alla carenza dei medici pediatri. E ancora oggi il dottore Adamo, per l'amore che ha per questo ospedale, concede delle donazioni, vede TV, vede una bilancia, ha contribuito al bilirubinometro. E il dottor Nicolò Di Giovanni, cardiologo, è stato anche vice direttore sanitario di questo ospedale, oggi presidente del comitato promotore della Biele Aiello, che assieme al dottor Innocenzo Fiore, che ci ha lasciato il 10 settembre 2002 all'età di 51 anni, è stata intitolata l'unità operativa compressa UTIC e cardiologia il 3 gennaio 2008. Il dottore Fiore, per chi lo ha conosciuto, non ha bisogno di presentazione, ma per chi non lo ha conosciuto, io l'ho definito un uomo dei grandi valori sotto l'aspetto umano, sociale, e più ne ha più ne mette. Non si può non ricordare oggi il dottor Giuseppe D'Ancona,
prima, e qui faccio un appello al direttore generale e al direttore sanitario, faccio un appello quando sto per dire, primario chirurgo e ortopedico che ci ha lasciato il 3 marzo 1971 in giovane età, all'età di 46 anni, era stato ricordato con l'indettazione dell'auditorium, egregio direttore generale, un auditorium che avevamo tutto all'interno di tutti i presidi ospedalieri, il 3 marzo 92. Ma poi è stato demolito a causa della ristrutturazione dei lavori del nostro ospedale, il 27 gennaio 2013, e che dovrà essere ricordato attraverso la collocazione di una targa, egregio direttore sanitario, dando il giusto lustro a persone di picco qual era il dottore De Ancona. E per ultimo il dottore Raffaele Caravaglios, radiologo, che ci ha lasciato il 15 novembre 78, all'età di 54 anni, in cui è stato intitolato allora servizio di radiologia il 3 aprile 86, oggi unità operativa semplice dipartimentale. E voglio qui approfittare anche della presenza dell'avvocato Nicolò Vella, allora sindaco della città, con l'entrata in funzione della TAC il 1 settembre 2002, egregio direttore generale, e inaugurata il 20 febbraio 2003, voluta fortemente dal dottor Giuseppe Baltam e dal dottor Roberto Caravaglio, che è stato ricordato ad un anno fortemente, che è stato ricordato ad un anno dalla sua ricorrente il 17 gennaio 2024, intestando una vetrata artistica nella nostra cappella della Biela Aiello, voluto fortemente dal nostro cappellano. E su questo, egregio direttore generale, il direttore sanitario lo sa, altri tempi il sottoscritto nella qualità di presidente della Commissione Sanità, assieme al collega Filippo Mirasolo, il qui consigliere comunale, lo ringrazio, presidente della Commissione Bilancio, e poi al dottore Gancitano, medico di qui, successivamente presidente della Commissione Sanità, abbiamo acquistato una TAC, noi con il contributo dei cittadini, senza arrecare danno all'azienda. Non posso che parlare dell'ultima cosa, creazione dell'elisuperficie di due piste per l'atterraggio dell'elisoccorso, denominato Padre Pino Puglisi, e che oggi è gestita dal Comune, e gestita degnamente dall'Associazione di Volontariato Corpo di Protezione Ambientale Sicilia, regolarmente riconosciuto ed iscritto all'Albo Regionale dei Servizi Sociali, il cui legale rappresentante è il signor Baldassare Mogliotti. E che oggi ci sono due rappresentanti, Antonina Vetta, che non mi ricordo la memoria, e qui Franco Scass, che sono qui, le ringrazio a nome di tutto, che curano la gestione dell'eliporto, apertura e manutenzione. Ed egregio direttore generale, quando lei avrà tempo, ho il piacere che lei venga a visitare l'eliporto di Mazara del Vallo, senza nulla volere fare invidia agli altri eliporti degli altri ospedali della provincia. La gradisco una sua visita. Avviandomi al tema del giorno, il dottor Vincenzo Ingraldo. Chi era il dottore Vincenzo Ingraldo? È nato il 25 aprile 1914, si è spento il 5 dicembre 1973 all'età di 59 anni, assunto nel febbraio 1944, primario del reparto di medicina nell'anno 1958 dal vecchio ospedale, e poi qui era geriatra, direttore sanitario nell'anno 1959 e sindaco di Mazara del Vallo dal novembre 1962 ottobre 63. Nel 1968, in occasione del terremoto del 15 gennaio della Valle del Belice, il dottore Ingraldo, assieme al dottore D'Ancona, dottore Caravaglio e il dottore Adamo, che già era qui, tutti insieme, con il direttore sanitario Ingraldo in testa, presero una rapida decisione, addossandosi tutte le responsabilità, trasferendo tutte le apparecchiature e suppellendole. A lui si deve il trasferimento dal vecchio ospedale alla sede attuale di questo ospedale, che allora non era un ospedale, era destinato ad una scuola. E il dottore Ingraldo, nel suo ruolo di direttore sanitario, non avevamo più ospedale, abbiamo riempito questo ospedale.
con un atto di coraggio. Il dottor Esaldo è stato un instancabile operatore sanitario, un punto di riferimento per tutti noi e per la città di Mazara del Vallo. E in occasione di questo grande coraggio, l'allora Presidente della Repubblica, che non ricordo il nome, altrimenti gli è assegnato una medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica per la generosa opera svolta nel 1968. Nel primo anniversario della sua ricorrenza, il 5 dicembre 1974, l'Ordine dei Medici, allora guidato dal dottor Giuseppe Garaffa, e che oggi sono alla fine, lo capisco che sono lui, al dottore Garaffa, e che oggi ringrazio qui il dottore Barracco, che è il presidente dell'Ordine dei Medici, e non è la prima volta che lo invitiamo, che ci onora della sua presenza assieme al mio presidente, o al nostro presidente degli infermieri, Salvatore Colomba, presidente dell'OPI, e voglio anche ringraziare il dottore Filippo Imbellizzeri e Beni Campo, capi servizi infermieristici, che hanno voluto essere qui oggi presente. Che hanno voluto, dottore, i suoi collaboratori medici che si fecero promotori per l'installazione di una statua in bronzo che rimase fino al 27 gennaio 2013. Per 39 anni e dalla riapertura del nostro ospedale 27 giugno 2017 ad oggi, a distanza di 7 anni, oggi ci troviamo riuniti qui per la ricollocazione del busto. Questo voluto, iniziativa che hanno voluto i figli Rossella e Vito, che hanno fatto l'istanza al nostro direttore generale e poi supportata dalla nostra organizzazione sindacale, dal sottoscritto e dal collega Salvatore Giacalone. Abbiamo voluto fortemente e lo ringraziamo, direttore generale, per questa iniziativa. Non si può ancora che ricordare il dottore Ingraldo della intitolazione di una borsa di studio al dottore Vincenzo Ingraldo, riservata ai primi tre infermieri professionali che si distinguevano per il loro impegno professionale, scolastico e umanitario. Allorché il sottoscritto, giovane allievo infermiere, assieme a tanti altri colleghi che frequentavamo la scuola infermiere, ci siamo fatti promotore della borsa di studio, che oggi siamo già tutti in pensione, non cito nomi, ma oggi nel nostro ospedale ci sono infermieri che lavorano e danno lustro a questo ospedale. Ne cito alcuno: il collega Salvatore Giacalone, coordinatore facente funzione della cardiologia, Enzo Etiopia, facente funzione della medicina generale, ed altri. E ringraziare anche qui i colleghi che hanno avuto la borsa di studio. Egregio direttore generale, ed è il direttore sanitario, lei sa perché le ha sentite, negli anni scolastici 72-77 si sono abilitati 85 infermieri generici. Negli anni scolastici 78-95 ha visto in questo ospedale diplomare 612 infermieri professionali, oggi infermieri, e 41 terapisti della riabilitazione, voluto fortemente dal dottor Domenico Crescenti, allora primario di ortopedia. Non possiamo non ricordare nell'evento oggi Suor Valentina Buttitti, direttrice didattica che per ben 23 anni, 1973-1996, della scuola infermiere, ne è stata non solo la direttrice didattica, ma anche l'animatrice fino all'ultimo istante, che ha visto nascere e chiudere questa scuola infermiere. Un grazie di cuore va ai figli Rossella, che è qui presente, Vito e Manilo, che ci ha anche lui lasciato nel 2010, grazie per quanto la nostra venuta ad imperitura del loro padre e del nostro amico dottor Vincenzo Ingraldo. Il 27 maggio del 2020, intitolazione della divisione di medicina, che purtroppo era fatto in modo particolare in Marco e che è stata demolita durante i lavori di ristrutturazione. Il dottore Ingraldo era molto apprezzato per la sua disponibilità, cordiale, rigore professionale, umile, umano, semplice e generoso nei confronti dei pazienti, dei medici, del personale infermieristico, con l'umiltà e semplicità di linguaggio che ha dato alla divisione di medicina e al nostro ospedale
una notevole professionalità, per il quale è stato maestro di vita e guida insostituibile nella professione, lasciando un vuoto in quel reparto che curava con tanta passione. Non si può che ringraziare il nostro concittadino e amico Massimo Russo, allora assessore regionale della sanità del 2008 al 2012. Oggi non è stato potuto essere presente per l'impegno già preso che ci ha dato questa grande struttura, questo grande ospedale. Concludo rivolgendo, non ringraziando il nostro direttore sanitario, dottor Giuseppe Morana, che dal 1 aprile 2018 a tutt'oggi è stato molto vicino a noi, cercando di migliorare questa struttura ospedaliera, e al direttore generale, e che ancora oggi lottiamo, lo disturbiamo, ma fa di quello che può fare, anche perché lo dico, oggi i direttori sanitari di presidi ospedalieri non hanno più il potere che avevano una volta. E al direttore generale, avvocato Croce, lo ringrazio per averci autorizzato di questa grande cerimonia, per aver accolto la proposta dei familiari, seguita dalla nostra organizzazione sindacale, che oggi ci vede insieme, riuniti alle altre istituzioni. Io concludo davvero con due comunicazioni. Ringrazio il direttore generale, ringrazio il sindaco della città, oltre che essere il sindaco e il capo della sanità pubblica, ringrazio l'onorevole Pellegrino per aver accolto l'invito, che è anche componente della Commissione Sanità, dico ognuno per le proprie competenze e un messaggio. Oggi è un giorno di festa praticamente, che si risolta le sorti dell'ospedale a Bielaiello, quale a Bielaiello, e anche degli altri ospedali della provincia. Mi fermo qui. E per ultimo il mio cappellano Antonino Cavata, che mi dice sempre: chiedi e ti sarà dato, ma non stancarti mai da chiedere. A un certo punto, a furia di chiedere, pur di togliere i piedi, ti sarà concesso. E il dottore Croce oggi ci ha concesso questa iniziativa. Grazie e scusatemi se sono stato lì. Do la parola al direttore. Allora, passo la parola a dottor Amato, dottor Di Giovanni, due colleghi che sono stati a fianco del dottor Incaldo. Prego. Mi è stato raccomandato lui, il buon Baldo Scadurro, di essere breve. E lo sarò. Sono personalmente grato al dottor Enzo Incaldo per essere stato il mio padrino di cresima, ma anche di professione. Infatti, nel lontano 1967, lo andai a trovare nel vecchio ospedale e col suo fare bonario lui mi accolse con favore. Man mano che si è restaurato a una reciproca stima, lui mi affidò una stanzetta e cominciai a ricoverare i bambini. I neonati venivano collocati presso in una culla vicino al letto della mamma. Enzo Incaldo è stato il mio secondo maestro, perché mi ha insegnato a dare preeminenza e importanza alla pratica clinica e all'intuito clinico, di cui lui era particolarmente dotato. Enzo Incaldo era un ottimista, una persona che aveva una visione positiva della vita e che ha saputo coniugare all'impegno professionale l'impegno sociale. Lui era particolarmente dedito alla professione medica, ma anche pratica, e continuò ad aggiornarsi sino agli ultimi giorni della sua vita, continuando a studiare ed aggiornarsi, conseguendo anche più specializzazioni. Concludo. Concludo indirizzando un abbraccio
ai familiari del dottore Ingraldo qui presente, e osservando che tutt'oggi, dopo 60 anni, lui è ancora fra di noi. Direttore, scusa, mi sono dimenticato nel mio intervento di ringraziare la dottoressa Daniela Cardella, che oggi ho voluto fortemente che sia qua, ringraziando anche il direttore generale che ha concesso, perché anche lei ha seguito la parte del dottore Enzo Ingraldo. Ci tenevo a suo dirlo. Grazie. Grazie, dottor Adamo. Dottore Di Giovanni. Due brevissime annotazioni, una di carattere familiare, l'altra di carattere professionale. Io sono cresciuto a casa Ingraldo, perché con il fratello di Rossella e di Vito siamo stati compagni di vita dalle scuole elementari fino al liceo e all'università a Roma. E la figlia di Maglio l'ho battezzata. Credo di non aver altro da aggiungere. L'annotazione professionale, perché voglio ricordare che forse io sono stato uno degli ultimi che, quando mi è stato consegnato il diploma di laurea, ho dovuto recitare quello che è il giuramento di Ippocrate, cosa che ormai credo non si faccia più, e per questo voglio ricordare due o tre frasi del giuramento. Giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, rifuggendo da ogni indebito condizionamento. Di curare ogni paziente con il quale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica, e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario. Di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali. E chiudo dicendo che giuro di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni. Grazie, dottor Giovanni. Passo la parola ai familiari del dottor Ingraldo e figlio, signor Vito Ingraldo. Grazie a tutti i presenti per essere intervenuti a questo evento. Vorrei oggi, a nome di mia sorella Rossella e in memoria di mio fratello Maglio, presentare un ricordo di mio padre, il dottor Vincenzo Ingraldo. Signori direttore generale, signor sindaco, direttore sanitario, onorevole Pellegrino, direttore del distretto sanitario di Mazara in rappresentanza, presidenti dell'Ordine dei Medici e degli Infermieri, signori medici, infermieri, amministrativi, reverendo signor Cappellano, delegato anche da Sua Eccellenza il Vescovo. Ringrazio in modo particolare l'avvocato Croce, il dottor Morana e l'amico Baldo Scaturro, che hanno consentito la ricollocazione del busto bronzeo donato dall'equipe medica ospedaliera sotto l'auspicio dell'Ordine dei Medici già nel 1974. Il dottor Vincenzo Ingraldo, primario di medicina e direttore sanitario dell'ospedale di Mazara dal 1959 al 5 dicembre 1973, data della sua scomparsa, fu ufficiale medico nel Corpo Sanitario Aeronautica e in prima linea. Finita la guerra, iniziò la sua attività professionale nel 1944 come assistente incaricato, poi come aiuto chirurgo presso l'ospedale civile di Mazara, e da allora legando la sua vita a quella dell'ospedale mazzarese.
Erano tempi difficili, come disse il presidente dell'ordine Garraffa. Era un lavoro da pionieri e da missionari, all'insegna della carità e di un vero sentimento civico. Era un medico che i suoi pazienti amavano, che studiava gli ammalati con una semeiotica e un intuito clinico tale che l'esame radiologico quasi sempre ne confermava l'esattezza della diagnosi. Con l'espandersi dell'afflusso dei pazienti, si auspicò che quelle antiche mura, che avevano visto la munificenza dei vescovi mazzaresi, non erano più idonee ai nuovi tempi, e con ferma volontà e con aperta collaborazione con le varie amministrazioni succedutesi, si riuscì a realizzare il nuovo ospedale. Così nel 68, in concomitanza con i drammatici eventi sismici di quell'anno, avvenne il trasferimento nella nuova sede, ad opera del Corpo Sanitario, con l'attiva presenza del professor D'Ancona e del dottor Caravaglios, e il concorso della cittadinanza, essendo sindaco l'avvocato Vella. Ed ora, a distanza di più di 50 anni, siamo dinanzi a questa nuova e più grande istituzione ospedaliera. Vi sono uomini che fanno dell'ideale del lavoro e della famiglia una sorta di religione, impegnandosi per gli altri e per i più bisognosi, impegno che al dottor Ingrando non mancò, insieme a pochi altri, di fare dell'ospedale di Mazara un organismo in sincronia con i tempi e con le istanze della cittadinanza, di cui fu anche solerte sindaco. Noi figli siamo testimoni di quanto egli considerasse l'ospedale e tutto il suo personale come parte della nostra famiglia. Ho il ricordo di mio padre che ascoltava il torace dei suoi pazienti con lo stetoscopio. Tale strumento mette a contatto due corpi, il medico e il paziente, e tale relazione è già un fattore terapeutico, rendendo il medico come un padre amorevole, o come quando indaga col suo sguardo empatico che rassicura e conforta. E non posso non ricordare il suo accorrere con affettuosa premura al letto degli ammalati in qualsiasi ora del giorno e della notte. Oggi che lo stetoscopio ha dato il passo al fonendoscopio e il medico si avvale di strumenti di indagine più perfetti, di terapie più avanzate, di più collaboratori professionali, vorrei augurare a tutto il personale, sia sanitario che amministrativo e tecnico, di poter affrontare con viva passione, coscienza e coscienza le sfide della contemporaneità. Dice il Siracide: onora il medico per il bisogno che tu hai di lui. Dio ha dato agli uomini la scienza e con essa il medico cura ed allevia il dolore. Grazie. Grazie. Allora passo la parola al nipote del dottor Ingrando. Dottor Gianluca Sferlazzo. Sarò. Prego. Ah, signor sindaco, arrivederci, grazie. Buongiorno a tutti. Mi dispiace interrompere in questo modo, ma purtroppo ho un'urgenza e devo scappare. Allora, guardare indietro al passato, alle origini, le radici di questo ospedale e vedere l'affetto che circonda la figura del dottore Vincenzo Ingrando, non solo nei suoi parenti e amici, ma anche in chi non l'ha conosciuto e in chi ne ha soltanto vissuto il riverbero attraverso il ricordo, le parole degli altri, è una cosa che è davvero emozionante. E io sono felice di rappresentare la città oggi, in questo momento. Ma questo ci richiama, invece, alla prospettiva futura di che cosa è e deve essere la sanità nel nostro paese, nella nostra regione e a Mazara del Vallo. Sono felice che è qui con noi il direttore generale, l'avvocato Ferdinando Croce, che sono certo saprà spendersi per questo, ma soprattutto ascoltare le esigenze di un territorio che oggi è sempre più attento alle questioni della salute e della cittadinanza.
questo è l'insegnamento che ci rimane da parte di un grande uomo, di un grande medico e di un grande Mario. Grazie a tutti, grazie davvero e scusatemi se devo scappare. Sì, cercherò di essere estremamente breve. La maggior parte di voi hanno conosciuto personalmente, molti di voi hanno conosciuto personalmente il dottore Ingraldo e conservano dei ricordi che sono stati evocati, che lo fanno rivivere nello spirito e nel racconto. Io, come i miei cugini, come mia sorella, abbiamo vissuto ascoltando le storie su nostro nonno, che ahimè non abbiamo conosciuto di persona, e ci è stato descritto sotto diverse sfaccettature. A volte, appunto, come questo medico in camice bianco estremamente implicato nella vita dell'ospedale, nella vita della società mazzarese, non solo, ma anche come una figura che si poteva incontrare di notte in cappotto e pigiama mentre andava a curare un ammalato in casa. Quindi io ringrazio tutte le persone che hanno nutrito questi racconti che sono arrivati fino a noi e che permettono alla memoria familiare di compiersi, ed oggi parlo a nome mio, ma parlo a nome di tutta la mia famiglia, penso che anche la memoria civica della città quindi sia compiuta. Io per una serie di circostanze, un momento della mia vita, ho iniziato a interessarmi di medicina, ho iniziato a studiare l'antropologia medica, la psicologia, l'etnopsichiatria nell'ultimo anno la vita ha voluto che lavorassi, intervenissi spesso in delle RSA. E lo scorso inverno, sono venuto qui a Mazara nel mese di marzo, mi sono imbattuto in questo documento che è la tesi di specializzazione in igiene del dottor Ingraldo, conseguita nell'anno accademico 1964-1965 all'Università di Pavia, il cui titolo evocativo è Impianto negli ospedali generali di un reparto geriatrico dal punto di vista sociale, igienico e amministrativo. 1964, sono passati 60 anni, c'è un 4 che si ripete, 1914, l'annata di nascita di mio nonno, oggi siamo nel 2024, nel 74 la stele fu apposta dai colleghi. Non starò qui a sciorinarvi quello che c'è scritto, l'unica cosa che posso dirvi è che in uno stile estremamente chiaro e ben ritmato c'è una visione della medicina, c'è una previsione, una visione basata sui dati disponibili in quegli anni, che ci parlano della medicina di oggi, cioè ci parlano della situazione attuale, l'invecchiamento della popolazione, nuove patologie, l'epidemiologia, la nosografia, e in questo testo sono contenute le visioni di un sognatore, ma un sognatore non soltanto con la testa tra le nuvole, ma anche con i piedi per terra, che è riuscito a declinare in maniera molto tecnica, quindi dal punto di vista proprio sociale e amministrativo, questa umanità che è rivolta alle persone anziane, simbolo della memoria, simbolo anche della saggezza. Concludo, scusate ogni tanto per questi scatti, ma concludo con una storiella che viene raccontata nel mondo dell'antropologia medica e che si riferisce a un'antropologa molto famosa che si chiama Margaret Mead, a cui un giorno uno studente chiese quale fosse il segno principale della nascita di una civiltà. Tutti si aspettavano si parlasse di utensili, si parlasse di armi, eccetera, e Margaret Mead disse: il primo simbolo, il primo segno di una civiltà è un femore rotto e poi guarito. Perché? Beh, lo potete immaginare tutti, in natura, una zampa rotta o un osso rotto, la sopravvivenza diventa difficile. Quindi, se un femore è stato guarito, vuol dire che c'è stato un medico, un clinico,
cioè colui che sta a fianco al malato, che si è preso cura di questo femore rotto e che ha permesso la guarigione. E Mead disse: essere civili è questo. Quindi oggi, riprendo quello che è stato detto dal dottore Di Giovanni o anche dal dottore Adamo, abbiamo bisogno di sostenere questa visione globale della medicina, dell'umano, come quella del dottore Ingraldo, di tanti suoi colleghi, una medicina che sia convenzionale o convenzionata, ma che rimetta al centro della pratica clinica l'essere umano. E di questa clinica parlava il dottor Ingraldo in questo documento e oggi siamo qui per ricordarcelo. Grazie a tutti. Grazie a dottor Lazzo. Allora, passo la parola al nostro direttore generale. Io chiedo scusa, ma avevo detto a Baldo Scaturro che alle 12.30 mi aspetta il prefetto di Trapani per un incontro urgente sull'hotspot di Pantelleria e sono proprio in limine mortis, come si dice, per arrivare puntuale, per cui mi scuso con tutti gli intervenuti, onorevole Pellegrino, saluto il rappresentante dell'Assemblea Regionale Siciliana, ringrazio il sindaco, ringrazio il presidente dell'Ordine dei Medici e quello dell'Ordine degli Infermieri. Ringrazio la famiglia Ingraldo che ho conosciuto poc'anzi, abbiamo scambiato due parole e davvero mi hanno trasmesso sia all'ingresso nello spazio dedicato al dottor Ingraldo che poc'anzi sentendo sia il dottore Vito che il nipote, ho fotografato il frontespizio della tesi perché è davvero interessante e attuale quanto proprio ricorda e richiama temi di grande interesse anche per l'organizzazione sanitaria moderna. E dicevo, da tutte queste considerazioni, da tutte queste cose che ho sentito stamattina, posso concludere di essere un uomo fortunato. Sono un uomo fortunato soprattutto perché ho appreso che in 11 anni, da 11 anni a questa parte, questo bronzo, a cui evidentemente è intitolata la memoria non dell'ospedale, ma certamente come primo direttore sanitario del presidio, era conservato, non era sostanzialmente posizionato nel luogo che merita. Ed allora, insomma, trovarmi qui, a 6 mesi dal mio insediamento, a poter consacrare anche questa circostanza, anche questa iniziativa, a mio avviso rappresenta un elemento importante che non è soltanto simbolico. È stato detto che mi ha preceduto, memoria, identità, sono valori importantissimi per me, per chi mi conosce, soprattutto attorno ai quali sto cercando di costruire anche una narrazione della vicenda sanitaria trapanese. È fondamentale, vedete. E attorno a questo poi evidentemente dobbiamo poi accompagnare atti concreti, che sono quelli di attenzione massima per l'ospedale di Mazara, come per gli altri 6 presidi del nostro territorio, e l'occasione quindi, quando Baldo Scaturro, al quale rivolgo veramente un sentito ringraziamento e chiedo di rivolgere anche un altro applauso, lui unitamente a tutto il nursing up, dottore Giacalone, a tutti quanti, quando ho verificato la possibilità di collocare anche nell'organizzazione delle nostre giornate questa data del 30 luglio, in un momento, ripeto, in cui si fa un gran parlare di revisione dei nostri ospedali, della nostra rete ospedaliera, ho ritenuto fosse un elemento importantissimo per ribadire la centralità e l'attenzione che l'azienda sanitaria provinciale dedica a questo presidio come a tutti gli altri, senza fare figli e figliastri, senza pensare di essere innamorati più di Tizio che di Caio, di Mazara che di Trapani, che di Marsala. Questo io lo invito, veramente un invito rivolgo a tutti, di mettere da parte il campanilismo. Io non ce l'ho perché, tra l'altro, sotto questo aspetto il vantaggio di non essere nativo, come ben sapete tutti, di questo territorio, e vi assicuro, è l'impegno che voglio prendere stamattina in memoria proprio del dottore Ingraldo, che affronterò ogni vicenda con oggettività, imparzialità ed equità. Se in questo compito magari si commetteranno qualche errore, degli errori, saremo pronti a ricevere le osservazioni come il buon Baldo Scaturro quotidianamente ci indirizza quando c'è qualcosa che non va, e con questo spirito che vi chiedo possa essere vicendevole, quindi di ascolto, di confronto, di acquisizione di osservazioni, io porgo i miei migliori auguri e ringraziamento per aver ribadito, avuto la fortuna io di poter mettere un segno, un seme in questa bella vicenda, come quando
nei giochi di cruciverba e di enigmistica si uniscono i puntini ed io, insomma, sto iniziando adesso, ho davanti degli anni per poter completare questa storia a puntini e questo certamente è un elemento che non dimenticherò. Auguri e grazie a tutti. Direttore, una foto però perché fotografo, invito il presidente dell'Ordine dei Medici Colomba, onorevole Pellegrino, la famiglia e a Rossella di venire, la dottoressa Daniela Cardell che ha curato pure questa foto. Fatta soltanto questo. Cappellano, lei non può mancare, Cappellano.